Immagini del genere erano impensabili fino a qualche giorno fa. Cieli e aeroporti deserti a causa della nube vulcanica. Siamo a Bruxelles per capire come i vari attori del trasporto aereo, aeroporti, compagnie, controllori del traffico, si organizzano per affrontare emergenze del genere e come i passeggeri vengono tutelati. La crisi è nel cielo ed è nello spazio aereo che vengono presi i primi provvedimenti per affrontarla. Eurocontrol è l'agenzia che coordina il controllo del traffico aereo in Europa. Uno dei compiti di Eurocontrol è di informare sulla situazione degli spazi aerei, ma la decisione di chiudere i cieli, decisione che negli ultimi giorni è stata spesso contestata, è prerogativa dei rispettivi stati europei. Riceviamo le informazioni dagli Ash Advisory Center che ci contattano e ci inviano anche la loro mappa con l'area di possibile contaminazione. Quindi mandiamo dei messaggi e organizziamo conferenze telefoniche con le nostre controparti, i fornitori di servizi di navigazione aerea, in modo che siano informati e in modo da essere informati anche noi delle loro decisioni sull'eventuale chiusura dello spazio aereo. Il personale di Eurocontrol è addestrato per crisi di questo genere. Per quanto riguarda la situazione delle ceneri vulcaniche, è uno scenario particolare per cui ci siamo addestrati e che abbiamo simulato negli ultimi 5 anni. L'ultima simulazione che abbiamo effettuato è stata nel novembre dell'anno scorso, quando abbiamo simulato una situazione simile a quella di oggi, con un vulcano che erutta sull'Islanda e le ceneri che si diffondono verso sud-est, sull'Europa. Il controllo del traffico comunica con le compagnie aeree, ma come reagiscono le compagnie all'emergenza? Vediamo l'esempio di Brussels Airlines. Appena è scattata la crisi, nella sede della compagnia è stata formata una squadra incaricata di occuparsi di tutti i problemi operativi e commerciali. Uno dei problemi maggiori per una compagnia aerea in tempi di crisi è di cercare di rimpatriare il più in fretta possibile i propri aerei nella base operativa, perché, come probabilmente sapete già, un aereo ha bisogno di manutenzione regolare. A partire da un certo numero di ore in cui questa manutenzione non viene effettuata, l'aereo non è più autorizzato a volare. A livello dei passeggeri nulla è più importante dell'informazione. Penso che sia la priorità per una compagnia aerea durante una crisi. Bisogna cercare di dare l'informazione più completa e il più regolarmente possibile. Per i passeggeri sono diverse le cose da fare in funzione dei loro bisogni. Chi aveva un biglietto per questo periodo ha la possibilità di modificarlo gratuitamente o di ottenere il rimborso integrale. Ai non residenti che dovevano tornare a casa, Brussels Airlines ha offerto tutta l'assistenza necessaria, cioè vitto, alloggio, ma anche telefono o internet. Ma non sempre tutto funziona alla perfezione. A volte i passeggeri lamentano che i loro diritti non sono stati rispettati. Per esempio, non sono stati rimborsati per un volo che è stato cancellato. Che cosa bisogna fare in questo caso? Quando un volo viene cancellato, bisogna presentare il reclamo alla compagnia aerea. Per facilitare questo compito esiste un modulo europeo specifico che è disponibile sul sito web della Commissione europea. Quindi bisogna presentare il reclamo non necessariamente attraverso questo modulo, ma in forma scritta che serve sempre anche come prova. Potrebbe accadere che la compagnia cerchi di aggirare la legislazione. Io, per esempio, ho avuto un'esperienza personale in questo senso. In realtà, in questo momento dovrei essere a Madrid, così ho cercato di ripiegare su un altro volo. Sono andata sul sito di questa particolare compagnia aerea e in teoria ho il diritto di poter viaggiare gratis. Ma vogliono farmi pagare, questo è illegale. A un certo punto tutti i problemi convergono qui, in aeroporto.
dove ci sono aerei che dovrebbero partire e non partono e aerei che dovrebbero arrivare e non arrivano e passeggeri bloccati. Esistono dei piani di crisi, dei piani di emergenza che sono previsti in aeroporto, perché qui sono attive più di 250 società che hanno un ruolo e bisognerebbe coordinarle. Appena nasce una crisi si attiva un centro di crisi, un centro operativo e si chiamano tutte le persone che possono contribuire in qualche modo in quel preciso momento. È molto importante scambiarsi le informazioni e coordinarsi. Che cosa fate se le compagnie aeree non riescono a dare un alloggio ai passeggeri? Beh, naturalmente può capitare. Ad esempio abbiamo avuto qui un aereo con più di 300 passeggeri provenienti dal Bangladesh, aereo che è stato dirottato perché l'aeroporto di Londra era chiuso e purtroppo queste persone hanno dovuto alloggiare una notte in una zona allestita apposta. Abbiamo chiesto alla Croce Rossa di portare dei letti da campo, abbiamo previsto cibo e bevande, insomma l'aeroporto ha fatto uno sforzo per cercare di accogliere al meglio queste persone e poi il più velocemente possibile, in collaborazione con la compagnia aerea che è in linea di principio responsabile dei suoi passeggeri, cerchiamo di fare in modo che questi passeggeri possano continuare il loro viaggio, oppure, se questo non è possibile, cerchiamo di trovargli un albergo. Organizzazione, buonsenso e tecnologia sono dunque all'opera per affrontare le emergenze. Resta il fatto però che eventi come la nube vulcanica sono del tutto imprevedibili. Di fronte alle forze della natura, l'uomo è ancora una piccola cosa.